ragazzi, sono in discesa, sto ricaricando a 1 ampere e 7. E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, anche oggi in giro col monopattino. Da quando ho fatto l'adattamento con la nuova elettronica, il nuovo cablaggio, il nuovo impianto elettrico, ragazzi, il mio monopattino va che è una meraviglia. Non dico che lo utilizzo tutti i giorni, però ragazzi sì, sia per passatempo, per passeggiare, che se devo andare a sbrigare faccende semplici, parto senza problemi ormai con il monopattino elettrico. Ragazzi, faccio questo video perché voglio fare chiarezza per quanto riguarda alcuni falsi miti dei monopattini elettrici, perché come ogni tecnologia, ragazzi, sappiamo tutti che ci sono dei falsi miti. E allora ragazzi, oggi parliamo di motori dei monopattini elettrici. Per quanto riguarda la potenza dei nostri motori, dei monopattini, le potenze si misurano in potenza minima, potenza nominale, potenza massima. Benissimo. I monopattini elettrici montano un motore elettrico. Non è un motore a spazzole, ma è un motore digitale, un motore brushless, ragazzi. Sono motori di ultimissima generazione. Come tale, come tutti i motori brushless, come tutti i motori generici, ecco, hanno una potenza nominale, una potenza massima. Negli effettivi motori brushless hanno un fattore di potenza, ragazzi, che è molto più alto a quelli dei vecchi motori a spazzole, e infatti vengono utilizzati non solo nella micromobilità ma anche nelle auto elettriche. Appunto perché sono molto più efficienti, hanno una perdita di diciamo efficienza minore. Perfetto. Ora, potenza nominale cos'è? Ragazzi, la potenza nominale di un motore, sia di e-bike che di monopattino che di auto, di qualsiasi cosa, anche della lavatrice, attenzione, è la potenza stampigliata sul corpo del monopattino. Per esempio, il mio monopattino elettrico è un Kirin M4 Pro, è un 500 watt da scheda tecnica, da etichetta, è un 500 watt nominale. Perfetto. Noi sappiamo che in Italia possiamo far circolare in strada massimo 500 watt, perfetto. Però ragazzi, 500 watt nominale, perfetto. E vi dico questo perché tutti i motori elettrici, nello specifico i brushless, in marcia vanno oltre questi 500 watt nominale. Ovviamente ragazzi, non tutti e non sempre e non con una percentuale così tanto alta. Tutto sta sempre da come vengono controllati, dall'elettronica, dal software, da tante cose. Comunque, il mio 500 watt nominale in marcia, ora ti dico quanto è l'assorbimento in marcia. Io ti ricordo che ho un pacco batterie 48 volt con celle 21700. Perciò ragazzi, a 15 km orari, vediamo di arrivare a 15 km orari, 14, 15, ho un assorbimento di 6 ampere. Perfetto. 51 volt, 306 watt. Ok, perciò in modalità 1 a 15 km orari il mio 500 watt ha un assorbimento, come abbiamo detto, di 300 watt. Perfetto. Ora passiamo in modalità 2. Ok, abbiamo preso molta più velocità, 15 km orari, abbiamo un assorbimento di 5 ampere, dovremmo riuscire ad arrivare a 20 km orari,
vediamo, acceleriamo, ok, 20 km/h, 10 A, perfetto. Perciò 20 km/h, 10 A, 10 per 50 fa 500 W. Perciò ragazzi, a 20 km/h in modalità 2 il mio motore sta assorbendo la potenza nominale di 500 W. Perfetto. Ora vado in modalità 3. Perfetto. E ragazzi, rettilineo, strada piana, non ci sono salite, perché è normale che in salita tutto questo non vale più, perché in salita poi anche in base al tuo peso avrà più o meno assorbimenti, ma comunque in salita è sempre molto di più l'assorbimento. Perciò ora dovrei arrivare ad almeno 25 km/h, 25 20. Perciò ragazzi, 25 km/h in modalità 3, 20 A di corrente richiesta dal motore, con una potenza totale di circa 1000 W. Perciò, come vedi, il mio M4 Pro Upgrade by Fox riesce senza problemi ora a dare 1000 W senza niente, senza nessun cenno di cedimento. Questo perché te lo dico, ragazzi? Perché per quanto riguarda l'eventuale assicurazione, che spero non diventi obbligatoria, eccetera eccetera, varrà la regola della potenza del motore. Perfetto. Se il mio motore è un 500 W, non è detto che è un 500 W sempre, è un 500 W nominale. Se io vado in una salita bella ripida col mio peso, io riesco anche ad avere un assorbimento di oltre 2000 W. Cioè il mio 500 W nominale arriva ad assorbire anche 2000 W. Però ragazzi, è normale, stiamo parlando di dei picchi di assorbimento, non sempre 2000 W. Perfetto. Io sono sempre aperto ai confronti, però che siano confronti basati sulla tecnica, ragazzi, basati su ragionamenti e basati sull'intelligenza. Niente ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio tantissimo. Il caschetto, se lo vuoi acquistare, ti lascio sotto in descrizione vari link. Il corpetto, quello catarinfrangente, quello riflettente, non lo utilizzo, ragazzi, è una cosa in più. Iscriviti al canale, un like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Iscriviti a Telegram, vai in descrizione, troverai tanti link molto interessanti. Un abbraccio.